Buongiorno ragazzuole, allora rieccomi ritornata con un nuovo video, scusatemi non mi faccio vedere perché faccio un poco pena, oggi tanto non dovete focalizzarvi appunto su di me, ma bensì sulle mie due agende. In realtà questa è la mia agenda principale, se mi seguite insomma da un pochino sicuramente avrete visto che appunto ho fatto già un video durante lo spacchettamento, mentre lo compilavo all'inizio ve l'ho fatto vedere. In realtà appunto in questo ultimo periodo qua ho utilizzato principalmente tantissimo la mia life plan. Poi vi metto il link anche nell'info box ovviamente, e anche questa agenda qua che spero si veda qualcosa, insomma comunque è un'agenda, cioè è un quaderno, ok, che mi aveva regalato appunto una mia amica. In realtà io qua all'inizio in questo lato qui avevo iniziato a mettere tutti gli accordi di quando avevo iniziato a suonare appunto l'ukulele, cosa che poi mi sono anche già dimenticata perché ormai sono veramente mesi che non lo suono più. Qua dentro, scusatemi, ho voluto mettere appunto un pochettino l'organizzazione dei video, anche se appunto questa agenda tecnicamente dovrebbe rimanere per l'ambito musica, però vabbè, momentaneamente ho deciso di utilizzare questa nell'attesa di un'altra agenda che dovrebbe arrivarmi. Comunque rimane sempre come appunto agenda principale questa qui. Allora, questa qui è appunto l'agenda Life Planner, io ce l'ho da settembre, quindi siamo a praticamente quasi dicembre. Devo dire che mi sto trovando molto bene, anche se soprattutto nell'ultimo periodo prima della laurea praticamente non l'ho utilizzata tantissimo, ma esclusivamente perché ero sempre a casa a studiare principalmente, e in più diciamo che arrivata alla fine di un percorso di 3 anni non è che dovevo pianificare sempre lo studio, perché voglio dire, le materie erano quelle, tutte le cose erano, cioè tutto il materiale era lì, quindi io stavo semplicemente risfogliando, ripetendo un pochettino così. Nell'ultimo periodo appunto non l'ho utilizzata tantissimo, ma da settembre, da quando mi era arrivata, ho iniziato davvero ad utilizzarlo tantissimo. Volevo farvi rivedere un pochettino dentro com'era, adesso che comunque sono un po' di mesi che la utilizzo. Allora, in prima pagina, vabbè, ho voluto mettere qua una citazione che mi ha scritto mia mamma, che è super carina secondo me, non so neanche se riesco a farvela vedere decentemente. E poi vabbè, ci sono un po' di foto, in realtà questa qui è la foto proprio del quadretto che poi mi ha fatto Marco, che è appunto un quadro che ho appeso in camera mia e me l'avevo regalato appunto per l'anniversario dei 2 anni. Qui c'è la mia fototessera, l'unica fototessera decente che mi sia rimasta, in cui sono presentabile, ma perché ero truccatissima, quindi ma vabbè, lasciamo perdere. Sembro anche un filo più grande rispetto a come mi mostro tendenzialmente tutti i giorni. Ma poi qui c'è una delle nostre prime foto, e poi qua ho messo un vecchio biglietto da visita, vabbè, Audrey Hepburn, anche questo è un vecchio bigliettino, ma veramente vecchio, ce l'ho tipo da 10 anni. Questo qui è invece il mio vecchio biglietto da visita di quando appunto ero andata ai Cosmo Prof, che avevo lasciato appunto un po' di biglietti da visita, però in realtà sarebbero anche da aggiornare questi biglietti da visita, cioè ad oggi diciamo che forse non mi servono nemmeno, forse mi serviranno in futuro, però sicuramente questo non è più valido, anche perché è veramente veramente troppo vecchio. Niente, come prima pagina, vabbè, qua c'è un'altra foto, anche questo è un altro quadretto che mi ha regalato Marco a forma di puzzle, e c'era anche appunto l'immaginetta fatta così a foto, e me la sono voluta tenere appunto dentro l'agenda. Qua ci sono tutti i recapiti, nomi, cognomi, eccetera, quindi vabbè, evito di farvi vedere. In questa sezione ho voluto mettere, iniziare a compilare, anche se in realtà questo all'inizio ancora non l'avevo compilato. È super carina questa sezione appunto, con luoghi da visitare e persone da incontrare. In realtà questa sezione di persone da incontrare non l'ho molto capita, però vabbè, comunque sia, è appunto questa sezione qui generale in cui è un po', diciamo, una sorta di angolo viaggio, se possiamo definirla così. Probabilmente sì, le Filippine esistono, perché le Filippine dentro i mappamondi le cancellano sempre. La visione appunto diciamo
annuale, ok, del 2020, qua c'è tutto il 2021 e principalmente qui ho segnato tutti i compleanni e in realtà poi ho voluto anche segnare tutti i blister della pillola, più che altro perché mi serve ogni tre confezioni la prescrizione appunto dal medico di base, quindi diciamo che tenendo il conto so più o meno il periodo in cui io devo scrivere la mail o comunque chiamare nello studio e richiedere appunto la prescrizione. Risparmio anche non che ogni mese vado a prendermi un blister. Poi qui niente, ho voluto barrare un pochettino, anche qua c'è una visione un po' più generale, però potete scrivere meno, ok, di tutto l'anno. Qua ancora non ho fatto niente, in realtà è appunto una sorta di mappa degli obiettivi che voi dovreste tecnicamente creare qua in questa pagina, ma non l'ho voluto fare. Nel mese di settembre qua si è concentrato tantissimo soprattutto sulla pianificazione mensile e non tanto settimanale, come questa qui è quella settimanale, più che altro perché avevo i tirocini principalmente, quindi io ancora ero in tirocinio, qua mi segnavo tutti i miei turni, mi segnavo quelli di Marco, insomma, e cose così. Quindi diciamo che tendenzialmente ho fatto più che altro queste cose qua, visione settimanale. E poi ovviamente, vabbè, qua c'è la fase finale delle riflessioni del mese, vabbè, qua ancora avevo tesi da finire entro settembre, vabbè, che ridere sta cosa. E qua arriviamo al mese di ottobre in cui ho segnato un po' di cose, ma principalmente era il lavoro perché ho fatto babysitter appunto per un mese, quindi. Arrivo direttamente al mese di dicembre perché ci tenevo a farvi vedere un pochettino, dato che sto iniziando già a compilare un po' le varie caselle. Questa è sempre la visione mensile. Devo dire che certe cose mi sono utili, altre cose non tantissimo. Serie di influenza, mappa di emozione, queste cose qui le ho utilizzate nel primo periodo, ma poi non le ho più utilizzate. Non penso che le utilizzerò. Lo so che voi mi direte, ma allora perché ti sei presa questa agenda? In realtà pensavo di riuscire a stare al passo, in pratica non riesco a starci al passo. Allora, qua appunto nel focus personale ho messo, vabbè, workout perché vorrei riprendere ad allenarmi e poi qua focus lavoro, ovviamente cercare lavoro perché adesso sono disoccupata. Praticamente qui mi sono creata con questo post-it a cuoricini una specie di leggenda, dopo vi faccio anche vedere tutti i vari colori, anzi ve li faccio vedere subito. Per l'allenamento ho scelto appunto l'azzurrino, per gli impegni in generale il grigio, per lavoro barra colloquio ho scelto questo colorino qua, l'arancione, e poi per i video, per la sezione video, sia utilizzo questa penna a quattro colori e utilizzo il verde per tutta la programmazione questioni video e anche per sottolineare sempre questo verde qua. Vabbè, mi parte dal 7. Ho voluto farvi vedere una pagina pulita così almeno vi spiego un pochettino le sezioni se effettivamente sono utili o meno. Allora, questa sezione qui penso sia tutta tutta utile. Io qua in realtà metto tipo nelle note, qua in basso, le cose, che ne so, programmi proprio da fare durante il mese dove non so ancora dove mettere le cose. Principalmente metto quello, oppure anche qua segno a volte certe cose che devo fare dove ancora non so in quale giorno metterle. Che ne so, devo fare una visita medica, non so ancora il giorno, una visita oculistica, lo scrivo qua che in quel mese devo fare appunto la visita oculistica. Invece, appunto, nella sezione settimanale devo dire che l'ho quasi sempre sfruttata. L'unica cosa che non ho quasi mai sfruttato nel vero senso della parola è stata appunto queste, sono state queste due caselle qua, le cose positive e le cose negative qua in basso. Nel senso che a volte qua in questo riquadretto io mettevo delle cose random, non mi bastava lo spazio e istintivamente le mettevo anche qua, quindi senza andare a scrivere co le cose positive e le cose negative. Invece le cose da fare, a volte addirittura le inserivo qua dentro, non badando alle lettere, ai numeri, e a volte, vabbè, utilizzavo anche questi riquadretti. Questi qui a lato, sì, li ho utilizzati, diciamo, però più che altro a volte erano ripetizioni di cose che io scrivevo qui, quindi, boh, vabbè. Pro e contro. Diciamo che la sezione così con i numeri l'ho apprezzata tantissimo, l'unica cosa che a volte devo scrivere più cose, quindi non ho lo spazio, però vabbè, fa niente, ho deciso che comunque sia, dato che non è che sfrutto tutto, quindi non mi interessa, a me basta, che ne so, un appuntamento alle 13, segno alle 13, se anche dopo non ho nulla, io continuo a scrivere sotto. Ecco, diciamo che questo è stato un po' il mio trucchetto.
come potete vedere non è nulla di così tanto complicata la mia agenda, cioè veramente ho voluto scegliere davvero un'agenda comunque pratica, ma che ci fosse spazio, ecco. E devo dire che però la funzionalità di crescita un po' personale, che è un po', diciamo, il focus anche di questa agenda, non la sto utilizzando tantissimo, perché in realtà mi serve un'agenda che sia il più pratica possibile. Quindi in realtà vedremo poi successivamente, quando anche troverò lavoro, non so neanche quanto la utilizzerò questa agenda, però vabbè, insomma, in questi mesi qui sicuramente l'ho sfruttata, adesso vedremo poi in un prossimo futuro. Se voi andate in università, questa agenda è super utile effettivamente per il lavoro a lungo termine, non lo so ancora, ma vi farò sapere. In questo periodo mi sono trovata bene comunque da settembre, e vedremo appunto poi in questi giorni qua come la sfrutterò, perché ovviamente bisogna vedere anche se la utilizzerò. Alcuni materiali che io utilizzo, vabbè, sono questi post-it qui a forma di cuore che sto anche finendo, poi appunto questi pennarellini. All'inizio stavo cercando di tenere il più neutro possibile l'agenda, poi piano piano ho iniziato ad evidenziare un po' ovunque, ma vabbè. E poi ovviamente la penna quattro colori, che per me è fondamentale, cioè questa penna qua finirà sempre dentro la mia borsa, cioè nel senso, in realtà me la scarrozzo un po' ovunque, e forse perché sono stata un po' abituata anche col fatto dei vari tirocini fatti, che io andavo sempre in giro con una penna quattro colori. E in più ovviamente, vabbè, ci tenevo anche a farvi vedere questa penna stupenda, veramente, che mi hanno regalato per la laurea i miei vicini di casa, cioè guardate che bella. Non perdo neanche il tappo, ovviamente questa qua non la porterò mai qualora dovessi iniziare a lavorare, perché penso che me la ciulerebbero in 3 secondi. E quindi niente, insomma, diciamo che questo qui era un po' il riassuntino di come mi stavo trovando, insomma, con questa agenda life planner, dato che comunque sia nell'ultimo periodo mi avete fatto un po' di domande, solo che io alla fine non riuscivo mai a realizzare un video del genere, o comunque quando avevo intenzione di registrarlo c'era sempre un intoppo, la batteria era scarica, vabbè, un disagio veramente unico, finché poi, aspetta, ho dovuto lasciar passare la laurea, quindi non avevo più il tempo di dedicarmi ai video, e quindi non avevo più fatto questo video. Vi faccio vedere, io l'anno scorso ho utilizzato questa agenda qui morbida, anche se in realtà all'inizio io le prendevo sempre con la copertina rigida della Moleskine, ok? Questa agenda mi è servita parecchio, cioè l'ho veramente utilizzata tantissimo questa durante quest'anno, guardate quanto io l'ho sfruttata. Devo dire che sicuramente se dovessi scegliere l'anno prossimo tra questa agenda, sicuramente sceglierò questa. Se riuscite a stare dietro a tutto dentro questa Life Planner, va benissimo. Ricordate che appunto la Moleskine, adesso vi faccio vedere una pagina vuota magari così, la Moleskine è fatta così, è settimanale, poi qua a destra avete la pagina libera. È un po' a vostra discrezione, nel senso che per me, per esempio, qua dentro erano molto utili queste pagine qua. Cioè il fatto che fossero numerate, il fatto che avessero appunto, vedete qua, come si dice, tutti gli orari segnati. Vedremo e vi farò sapere. E niente ragazzuole, quindi questo qui era il mio video sulla mia agenda appunto, su un aggiornamento anche sull'utilizzo, insomma, e il fatto di sfruttare o meno, riuscire a sfruttare o meno questa agenda. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se vi fa piacere ovviamente seguitemi anche su Instagram, che comunque lì sono molto più attiva, insomma, e possiamo anche interagire un po' di più. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video.